Vi faccio vedere questo piatto che io personalmente adoro, è super semplice, leggero, è tipo le farfalle al salmone, con la panna, però senza panna, quindi light, Carlita style, ed è buonissimo. Allora, le zucchine che le ho già, tagliate, ho messo anche la pentola con l'acqua e ci vado a versare queste farfalle. Queste sono quelle che compro all'Lidl e che vi ho mostrato in uno degli ultimi video, appunto acquisti shopping all'Lidl. Sono bio e sono integrali, buonissime. Quindi il segreto per mangiare un buon piatto di pasta, la pasta non fa ingrassare, basta mangiarla nel modo giusto, ovviamente integrale, più sana, più dietetica, e anche il condimento deve essere fatto buono, senza eccessivamente soffritto, senza troppo condimento. Adesso vi faccio vedere. Vado a utilizzare il salmone. Questo per me è un piatto unico che mi piace mangiarlo soprattutto quando mi devo andare a allenare, perché il salmone è ricco di proteine ed è un alimento veramente ottimo, e quindi il salmone, questo qua ve lo straconsiglio. In alternativa potreste utilizzare anche della fesa di tacchino, del prosciutto cotto a dadini, anche può andare bene. Questo è molto buono ed è speziato con l'aneto e col pepe, ma comunque anche quello normale va benissimo. Questo l'ho trovato, era in offerta ed è 100 grammi. Quello che vi faccio vedere è una porzione per una persona, quindi per me questo 100 grammi mi dà tipo un 20 grammi di proteine, quindi vanno benissimo per un pasto. Eccola qua, pesata la mia pasta con la mia cagnolina sempre in prima linea. Amore, sì, è buona. E adesso la vado a buttare nell'acqua che già ho scalato con sale rosa. Io uso sempre e solo il sale rosa, che è buonissimo e non vi fa alzare la pressione, non fa venire la cellulite. Sale rosa dell'Himalaya, buonissimo. Ho messo le zucchine all'interno di una padella antiaderente, ci aggiungo un goccino d'acqua. Io non metto olio, quindi non le faccio soffriggere, in modo che vengono più sane e leggere. Nel frattempo la mia pasta, le mie farfalle cuociono. Faccio cuocere proprio 2 minuti col coperchio, il tempo della cottura della pasta, e si cuociono anche le zucchine, perciò mi piace, questo piatto è super veloce. Dopo vado a utilizzare questo qua, che è il formaggio light Exquisa, che praticamente questo qua ve lo straconsiglio, è molto molto leggero ed è anche migliore come profilo nutrizionale rispetto alla Philadelphia Light, quindi ogni tanto ci sta bene. Anche questo è molto proteico e ha pochi grassi ed è veramente veramente buono in questo caso per riprodurre quella che è la panna. Ok, le zucchine si sono seccate, si sono cotte, cotta la pasta scolata e sciacquata, sempre va sempre sciacquata la pasta. La vado a versare nelle zucchine, la faccio saltare 2 minuti. Ci aggiungo a questo punto anche il salmone. Eccolo qua, tagliuzzato tutto il salmone e anche il prezzemolo che metteremo a crudo. Il salmone rilascia i suoi grassi buoni, quindi omega 3 e omega 6, rilascia il suo condimento buonissimo che ci fa tanto tanto bene. Quindi io non lo faccio cuocere tanto. Vado a preparare la mia panna mettendo un cucchiaio di questo bel formaggio spalmabile in un pochino di acqua calda e mescolo per fare la mia cremina. Ecco qua, le nostre farfalle sono pronte. Come spezie vi consiglio sesamo, aneto, un po' di pepe. Io metto questo qua, pepe in grani ci sta benissimo. E poi per guarnire un po' di prezzemolo tritato, ovviamente regolate di sale. Ecco qua, tutto questo bel piattone è tutto mio, guarnito con pezzettini di salmone che avevo lasciato da parte, prezzemolo tritato, tocchetti di ancora formaggio spalmabile che avevo tenuto da parte. Ah, dimenticavo, un po' di zenzero biologico ci vuole. Lo zenzero ci azzecca molto, ci va molto molto bene, un pizzichino. Se vi piace anche un goccino di salsa di soia. Sì, io sono fissata con le spezie e le salse, lo sapete. E buon appetito, questo piatto è fantastico. Ho aggiunto anche un cucchiaio di olio a crudo, olio extravergine d'oliva, buonissimo. Evviva! Un piattone di pasta, tutto tutto per me! Yummy! Sono tantissimi! Buon appetito! Mi raccomando, lasciate tanti like per me, pupi! E la pasta che si fredda! Pollici in su! Ciao!
Devo assaggiare. Ma dai, mamma, no, non sono per te. Come faccio le sue, quelle buonissime. Io mentre mangio mi vedo i miei video sul secondo canale. Praticamente pizza, che vuoi tu?